ben trovato. Con quali motivazioni contestate le accuse del suo cliente, prete? Ma guardi, noi rispettiamo sempre il lavoro della Procura e non intendiamo fare affermazioni che siano relativi a punti coperti ancora d'indagine. C'è però un dato in assoluto che va chiarito. L'ipotesi del peculato in concorso è oggettivamente elemento, circostanza, fattispecie che necessita a monte un accordo fraudis tra le parti, quindi presuppone che il prete si sia accordato con soggetti terzi, cioè con gli altri indagati, al fine di conseguire o far conseguire un'utilità non dovuta. Di questo dalla lettura degli atti non emerge in nessun modo un riscontro oggettivo. E d'altro canto anche la tramutazione che è stata fatta del capo di imputazione da abuso d'ufficio a peculato a parere di questa difesa, che contesta ovviamente una tale risultanza, numerosi lati che dovranno essere chiariti. A tal fine posso dar notizia che abbiamo già sollecitato al giudice per le indagini preliminari l'interrogatorio dell'indagato prete e che questo interrogatorio si terrà il giorno martedì, all'esito del quale ci auguriamo e siamo confidenti nel fatto che si possa chiarire la posizione del dirigente del settore finanziario e che si possa quindi anche rimodulare, se non nei leader completamente, la misura cautelare che è stata applicata. Quindi chiederete il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari? Ma noi riteniamo che non ce ne siano oggettivamente i presupposti, nel senso che la misura degli arresti domiciliari è comunque una misura caratterizzata da una forza eccessiva rispetto a quello che sembra il quadro probatorio che sia stato raccolto fino ad oggi. Quindi sulla misura degli arresti domiciliari andremo sicuramente a chiedere una revoca, vedremo se sarà una revoca senza applicazione di altra misura o eventualmente misure più gradate. In base alle dichiarazioni del sindaco Petrangeli, la nuova giunta avrebbe ereditato, leggo testualmente, una situazione drammatica non solo per il debito accumulato ma anche per una serie di disfunzioni e irregolarità. Lei è stato naturalmente uno dei protagonisti delle passate giunte di centrodestra. Cosa risponde? Non rispondo a questo perché nel mio ruolo attuale, cioè quello di legale dell'indagato prete, non assumo in nessun caso una caratteristica di natura politica. Quindi su questo punto non intendo in nessun modo rispondere. Il mio ruolo in questo momento è di difesa di persona che si trova in una condizione di ristrettezza domiciliare e credo che questo sia oggi la funzione che mi viene assegnata. Non intendo venir meno al mio mandato per fare delle riflessioni di natura politica. Grazie Avvocato Barelli. Torniamo al parlare comunque sempre dell'inchiesta in corso.